l'argomento che presentiamo noi oggi all'attenzione dell'assessore della Giunta è un argomento che in realtà è già stato affrontato da questa Assemblea. Ad oggi tuttora insomma, sale agli onori della cronaca il fatto che abbiamo una situazione enormemente difforme in tutta la regione per quanto riguarda i parcheggi negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Alcuni sono a pagamento, alcuni hanno dei periodi di sosta gratuita, poi scatta il pagamento. Sicuramente i parcheggi sono insufficienti, viene lamentata l'insufficienza dei parcheggi, questo comporta disagi sia ovviamente ai pazienti che si recano in ospedale, sia ai familiari dei pazienti che devono andare in ospedale per l'assistenza, sia anche ai residenti nelle zone attorno all'ospedale, perché molto spesso poi i cittadini che si trovano a dover pagare delle tariffe a volte anche superiori a quelle che sono le tariffe urbane, chiaramente poi cercano parcheggio nelle zone limitrofe, addirittura andando a parcheggiare nei condomini, quindi creando disagi alla popolazione. Per non parlare poi del fenomeno anche dei parcheggiatori abusivi che creano altre difficoltà ai pazienti e ai cittadini laddove ci sono anche dei parcheggi gratuiti. Quindi quello che chiediamo noi naturalmente è che troviamo insomma questo pagamento dei parcheggi, che viene percepito quasi come una tassa sul dolore, che venga azzerato il pagamento dei parcheggi negli ospedali. Laddove non fosse possibile in maniera assoluta, dove fosse indispensabile comunque applicare una tariffa, quantomeno che si applichi una tariffa scontata almeno del 50% rispetto alle tariffe urbane, e chiaramente chiediamo un'uniformità sui territori per quanto riguarda la situazione, perché non riteniamo giusto e corretto che in ogni ASL e in ogni singolo presidio sanitario si trovi una situazione diversa. Grazie. Il gruppo di lavoro regionale formato dai mobility manager aziendali, che è stato attivato con l'intento di armonizzare la gestione della sosta, ha fornito alcuni dati che saranno approfonditi attraverso una specifica rilevazione che consentirà di individuare le criticità e di avviare delle azioni migliorative in sinergia e collaborazione tra le aziende sanitarie, i comuni, i gestori del trasporto pubblico locale e dei parcheggi in convenzione, i rappresentanti dei lavoratori e dei pazienti che presentano limitazioni temporanee o permanenti della propria mobilità. Grazie. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta, però non la ritengo assolutamente esaustiva, nel senso che ci ha descritto maggiormente nel dettaglio la situazione che però conosciamo. Allo stesso tempo, parlando del gruppo di lavoro dei mobility manager, in realtà non ci ha dato una data di scadenza. Noi già dal 2016 che solleviamo il problema, capisco la complessità, ma siamo a fine legislatura, il rischio è quello che non arriviamo poi alla conclusione, a trovare una soluzione al problema, e ci ritroviamo al prossimo mandato, chiunque ci sarà qui, a dover, non dico ricominciare da capo, ma quasi. Oltretutto, sì, lei ci ha dato dei dati sulla gratuità dei parcheggi, ma le cito un passaggio sulla stampa dei giorni scorsi, quindi per farle capire qual è la situazione. Trovare parcheggio all'ospedale di Rimini in alcuni orari è diventata un'impresa, anche per chi accetta di mettere l'auto negli stalli a pagamento. Non sono pochi i riminesi costretti a recarsi all'infermi quasi quotidianamente, che tentano di parcheggiare in uno dei posti gratuiti nei pressi dell'ospedale. Se sei fortunato e trovi posto, magari dopo aver girato un quarto d'ora, ti ritrovi puntualmente il parcheggiatore abusivo che ti viene a chiedere soldi. Questo è un po' il riassunto di quello che le avevo sollevato prima. Se poi aggiungiamo il fatto che, ad esempio, sempre all'ospedale di Rimini, all'interno del pronto soccorso c'è il primo quarto d'ora gratuito e poi c'è una tariffa estremamente cara, viene percepita dai cittadini quasi come una presa in giro, visto i tempi di attesa media all'interno dei pronto soccorso, e quel quarto d'ora gratuito sinceramente a malapena è sufficiente per accompagnare il malato all'interno del pronto soccorso e far tornare poi l'accompagnatore a spostare la macchina e a trovare parcheggio, posto che lo riesca a fare, perché non sempre poi chi accompagna una persona a pronto soccorso riesce a uscire, e di sicuro è una perdita di tempo ed è un problema aggiuntivo, oltre a quello ovviamente di avere un caro che in quel momento ha un'esigenza e magari un'emergenza a livello sanitario, a livello di salute, dover pensare anche al parcheggio. Quindi
non posso ritenermi soddisfatta della risposta, la invito caldamente a sollecitare questo gruppo di lavoro e a cercare, insomma, di trovare una soluzione il prima possibile, perché per i cittadini è un ulteriore disagio a quelli che già ci sono quando ci si trova a dover affrontare problemi relativi alla salute.